A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti da Maurizio Monti che vi parla dalla redazione di Traders Magazine Italia. Un orario un po' anticipato rispetto a quelli consueti serali per i traders, per i traders webinar, alle 16:30 invece che alle 18. In ogni caso, diciamo subito per tutti coloro che si mettono all'ascolto che il webinar viene registrato e che verrà reso disponibile con un link a tutti i partecipanti e verrà poi successivamente pubblicato sul canale YouTube di Traders Magazine Italia. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di borsa italiana e parliamo di credere nella borsa italiana per avere delle potenzialità di profitto. Parliamo di un'opportunità di investimento con una potenzialità molto interessante. Parliamo per l'esattezza di un certificato, ne abbiamo già parlato di questo certificato a febbraio, ma questa opportunità sembra essere ancora molto valida oggi. Per chi ci ha già creduto fin da febbraio, fin dal nostro precedente webinar sull'argomento, il certificato ha dato rendimenti interessanti. Come abbiamo fatto a febbraio, abbiamo chiamato un grande specialista dei certificati, è Stefano Cezza, già ospite in altri nostri webinar, analista senior e strategist di Up2Value, che è una prestigiosa casa di investimento svizzera, casa di investimento luganese, con sede anche nel Grigioni. Una casa di investimento, tra l'altro, che riscuote moltissimo l'apprezzamento, ne abbiamo avuto riscontro da parte dei nostri lettori che sono diventati clienti di questa casa di investimenti. Stefano è come dicevo, un grande specialista dei certificati e certamente ci intratterrà su questa opportunità di investimento nel modo migliore. Proprio per seguire la sua esposizione ci collegheremo anche con il sito di Up2Value per vedere materialmente l'andamento del certificato di cui Stefano Cezza ci parlerà. Vedo che Stefano, che sei già collegato. Sì, buongiorno Maurizio. Buongiorno Stefano, grazie come al solito della squisita puntualità. Ti passo volentieri la parola. Mentre comincio a proiettare sul video l'Express Certificate di cui stiamo parlando con il codice ISIN in primo piano, per chi vuole annotarselo, poi mano a mano che parlerai delle caratteristiche cercherò di scorrere la pagina del sito per seguire la tua illustrazione del prodotto e dell'opportunità che ci aiuti a presentare al nostro pubblico. Prego, Stefano. Perfetto, ti ringrazio per l'ottima e, come al solito, presentazione che hai fatto. Allora, come dicevi giustamente tu, di cui stiamo parlando è un certificato che investe sulla borsa italiana, un mercato che è ritenuto probabilmente per il 2018 uno dei più interessanti, visto che rispetto agli altri mercati europei è salito molto meno, quindi ci si immagina che possa avere anche delle prospettive di rialzo maggiori rispetto ai principali indici europei. In particolare, il certificato investe su quattro società appunto quotate sul mercato italiano, che sono espressamente due banche, sono Banca Intesa e Banca Popolare dell'Emilia Romagna, e in più investe anche su due titoli, secondo me, molto interessanti come Leonardo e Ferrari.
Tra l'altro, senza neanche farlo apposta, Ferrari ha dato i suoi utili venerdì e il titolo è esploso perché comunque ha fatto molto bene nella giornata di venerdì e anche oggi sta continuando la sua corsa, continuando a migliorare i massimi storici. Oggi quota 117,50 euro, quindi comunque appunto continuando a migliorare quelli che sono i suoi massimi storici. Allora, entriamo nel dettaglio di come sostanzialmente è strutturato il certificato. Prima di tutto, come dicevi giustamente te, il certificato è stato creato ed emesso nel mese di febbraio, esattamente la data di partenza del certificato è il 7 febbraio del 2018. O meglio, la data del 7 febbraio è il giorno nel quale sono state fatte le rilevazioni dei quattro prezzi di carico delle quattro azioni di cui abbiamo parlato prima. Quindi, come puoi vedere, poi è stato collocato sul mercato il giorno 12 febbraio, esattamente come stai evidenziando tu, il primo giorno di contrattazione e l'ultimo giorno di contrattazione, se il titolo andrà a scadenza, sarà il 14 febbraio del 2023. Allora, i titoli, come si vede qua sotto nella scheda che stai facendo vedere, hanno avuto quindi la data di rilevazione. La data di rilevazione, quindi il livello di fixing iniziale, come si può vedere, è stato per quanto riguarda Banca Popolare dell'Emilia-Romagna 4,71, esatto, per quanto riguarda Ferrari 102,25, per quanto riguarda Intesa San Paolo 3,21, per quanto riguarda Leonardo 9,06. Di fianco troviamo anche già i titoli, come possiamo vedere, che si aggiornano in tempo reale, il prezzo di mercato di qua dei titoli, appunto quello che dicevamo prima. Quindi in questo momento Popolare dell'Emilia Romagna quota 4,73, quindi è sopra lo strike iniziale, Ferrari 117,43, quindi ampiamente sopra lo strike di rilevazione, Intesa San Paolo è l'unico titolo che è praticamente un punto percentuale sotto il livello di fixing iniziale, e Leonardo 9,65, quindi anche lui ben al di sopra del livello di fixing iniziale. Il certificato che caratteristiche ha? Ha queste caratteristiche. Sostanzialmente stacca una cedola del 1,005%, quindi diciamo per comodità 1,01 esatto, al mese, ogni all'incirca 19, 17, 18 del mese, quindi diciamo intorno a quella data. Come si può vedere, quindi chiaramente la prima cedola è stata staccata 19.03.2018, la seconda è stata staccata 19.04.2018 e la prossima sarà staccata tra esattamente 10 giorni, quindi 17.05.2018. Quale deve essere la condizione per la quale la cedola deve essere staccata? Qui di fianco vediamo appunto il livello trigger, cioè vuol dire che nessuna delle quattro azioni che compongono il paniere deve perdere più del 25% dallo strike price iniziale di rilevazione che abbiamo visto sopra. Quindi, esattamente, i prezzi che vediamo qua, quindi il livello della barriera è esattamente quello che stai evidenziando tu. Quindi cosa vuol dire? Che se tutti i quattro titoli sono sopra questo 25%, mensilmente la cedola viene staccata e questo verrà staccato per se il titolo rimane in essere per 5 anni, che è la durata massima, come abbiamo visto prima, quindi il 14 febbraio 2023, per tutti i mesi della durata del titolo. Quindi tutti la durata dei 5 anni, ogni mese c'è un rendimento dell'1% e quindi chiaramente un rendimento annuo del 12%. Questo quindi per 5 anni, quindi un rendimento totale del 60%. Però c'è la possibilità, e cosa importante, scusate, con effetto memoria del stacco della cedola, cioè cosa vuol dire? Che se per un mese, nella data di rilevazione, uno dei quattro titoli dovesse essere aver perso più del 25%, ma nella data di rilevazione del mese dopo, di 2 mesi dopo, di 3 mesi dopo, aver recuperato la soglia del 25%, il coupon stacca, ridà anche la cedola che non è stata incassata quel mese. Quindi il certificato è molto bello anche per questo perché ha l'effetto memoria. Quindi si ricorda che non ha staccato quella cedola, ma nel momento nel quale il prezzo torna sopra, la cedola viene comunque il mese dopo data due cedole, perché se non l'ha staccata il mese prima, vuol dire che per il cliente prenderà due cedole. Quindi questo è un meccanismo molto importante dell'effetto memoria dello strumento. In più, cosa fondamentale, cosa succede? Che da agosto di quest'anno, quindi dal 14/8/2018, come si vede qua dove c'è scritto rimborso anticipato,
Il certificato potrebbe già essere rimborsato al cliente. A quale condizione? Alla condizione che tutti i quattro titoli siano sopra lo strike iniziale che abbiamo visto in precedenza. Quindi, se alla rilevazione del 14.08.2018 tutti e quattro i titoli sono sopra, il cliente avrà preso tutte le cedole per il periodo di durata del certificato e in più incasserà l'importo che lui ha investito sul certificato, quindi con rimborso anticipato, quindi già incassando oltre che le cedole anche il suo investito con un utile molto molto interessante. Questo, quindi dal 14 di agosto, poi per tutti i mesi scatterà questo meccanismo, quindi dal 14 agosto 2018 fino alla scadenza del certificato, tutti i mesi, oltre allo stacco della cedola, quindi alla rilevazione dei prezzi per lo stacco della cedola, ci sarà anche la rilevazione per vedere se il certificato può essere rimborsato anticipatamente o al cliente oppure no. In più, dal 14 marzo del 2019, come poi vedere qua, c'è un'ulteriore agevolazione per il cliente, nel senso che dal 14 marzo 2019, quindi alla scadenza del primo anno del certificato, per avere il rimborso anticipato, i quattro titoli non dovranno più essere solo sopra lo strike iniziale, ma potranno aver perso anche meno del 5% del loro valore. Quindi se scendi un attimo, Maurizio, perfetto, si vede infatti qua che esattamente qua, dal 14.03, quindi per tutto l'anno 2019, si vede il 95%. Quindi la barriera per la rilevazione del prezzo, esattamente, non è più il 100, ma è il 95% del valore. In più, ogni anno che passa si abbassa di un 5%, perché dal 16 marzo del 2020, se tutti i titoli avranno perso anche meno del 10%, quindi non so, 9%, il titolo verrà comunque rimborsato a 100, quindi il cliente avrà incassato tutte le cedole, o comunque la maggior parte delle cedole, a seconda della rilevazione della data della cedola, e in più il suo capitale verrà rimborsato a 100 anche se alcuni dei titoli sono in negativo, basta che non perdano più del 10%. Stesso meccanismo, però dal 2021 si abbassa addirittura all'85%, come si può vedere, quindi dal 15 marzo 2021 si va all'85%, e dal 2022 addirittura un ulteriore scatto ed ultimo che si arriva all'80% del valore dei titoli. Quindi i titoli addirittura potrebbero aver perso tutti il 15%, faccio un esempio, ma il cliente continuerebbe a prendere le cedole e in più verrebbe rimborsato ugualmente il suo capitale a 100 del valore che lui ha investito. Quindi un'ulteriore forma di protezione, di salvaguardia per il cliente, con la possibilità veramente di avere un ottimo rendimento, perché ripeto, 12% annuale è praticamente come investire su un BTP per 6 anni, sostanzialmente, anzi qualcosa di più in questo momento. Questa è un po' la fotografia dello strumento. Non so se tu Sì. vuoi approfondire o giustamente integrare qualcosa. Sì, alcuni ascoltatori mi chiedevano informazioni sulle piattaforme. Dunque, lo strumento è tradato su. Allora, lo strumento è quotato chiaramente su Euro TLX, perché quindi è in quotazione, e di solito questo il segmento che viene utilizzato per l'acquisto è il SEDEX. Ok, perfetto. Sì, no, mi diceva alcuni ascoltatori, appunto, ovviamente ognuno ha il suo broker, quindi ognuno fa le sue osservazioni sul proprio broker di riferimento. E ce n'era uno che mi colpiva in modo particolare perché non lo trovava su Directa, però mi meraviglia un po' perché Directa in genere i certificati Leontech Sì, mi risultano. forse devi andare appunto nel settore SEDEX o certificati diversi, una roba del genere. Adesso esattamente vado un po' a memoria perché so che alcune persone mi avevano contattato dicendo che per esempio anche su Fineco non lo trovavano, poi invece erano andati nella piattaforma di Fineco del SEDEX o di certificati diversi. Adesso vado un po' a memoria e digitando lì il codice ASI non l'avevano trovato. Ok, beh, magari allora può essere un'indicazione in modo particolare per un ascoltatore che, ripeto, mi ha colpito in modo particolare che non ci fosse, perché in genere su Directa questi certificati qui sono tutti quanti negoziabili, quindi mi Sì. sembra strano che questo in particolare non ci sia.
Quindi andamento dei titoli di borsa italiana mi sembra abbastanza buono, con Ferrari ovviamente in testa come performance, come performance complessiva. Se abbiamo ben capito, è l'unica che in questo momento ciondola un pochino rispetto al livello di fixing, forse anche Banca Popolare dell'Emilia Romagna, che è appena sopra, mentre sia Leonardo, cioè Ferrari è decollata e Leonardo è ben sopra il livello di fixing. Ecco. Sì, esatto. Vi permetto giustamente un piccolo commento da questo punto di vista, nel senso che noi Leonardo l'avevamo messo appunto, cioè era stato messo in portafoglio a febbraio, quando diciamo che il titolo era un po' sotto pressione, ma perché avevamo visto dei livelli tecnici molto importanti che se avessero tenuto avrebbero sicuramente fatto far bene al titolo. Infatti, fortunatamente la cosa è successa. Beh, Ferrari era già in un trend molto positivo. Diciamo che Intesa San Paolo è anche lui in un trend positivo. È chiaro che il livello al quale è stata presa la registrazione sostanzialmente combacia un po' anche con i livelli massimi dell'anno del titolo. Quindi diciamo che noi sostanzialmente ci aspettiamo una rottura di questi massimi, che sono appunto stimati, stati fatti a 3,23, e diciamo che con un'analisi del titolo sostanzialmente la proiezione che noi vediamo è che possa arrivare in zona 3,50-3,65, dove per esempio 3,65 poi lì ci potrebbe essere una zona di approdo, perché quello è un massimo che il titolo ha fatto nel 2015, e quindi diciamo che quella secondo noi potrebbe essere una zona di arrivo abbastanza interessante per il titolo. Ok, provo a sintetizzare un attimo alcune domande che sono arrivate, cercando di raggrupparle un pochettino per categoria. Allora, proviamo a fare un po' di scenari complessivi, Stefano, no? Proviamo a fare delle ipotesi insieme di quello che può avvenire come dire, nell'ipotesi magari migliore, nell'ipotesi peggiore, no? Per questo, in modo da poter evidenziare le aspettative sia di rischio che di rendimento. Diciamo che se io in questo momento vado sul mercato, trovo un prezzo che dovrebbe essere non troppo dissimile da quello che sto enunciando adesso, che era il prezzo delle 15,54, se non erro, quindi Sì, corretto. di circa di meno di un'ora fa. Posso provare ad aggiornarlo se mi si aggiorna il video. Ok, sì, no, il prezzo mi è rimasto quello, 1010,70. Allora, se io visto in questo momento, premesso che il 1010 sarà il punto di equilibrio fra denaro e lettera, no? Quindi probabilmente acquisterò a qualcosa di più di 1010, più vicino, diciamo, Sì. alla lettera. Il livello minimo di investimento quale può essere anzitutto? Allora, l'importo minimo di sottoscrizione sono 1.000 euro. 1000 euro, perfetto. Quindi con 1000 euro io posso entrare nella sottoscrizione di questo certificato. Non ci sono limiti, immagino, No, assolutamente. non ci sono massimali particolari. Quindi da 1000 euro in più. Con 1000 euro, in realtà in questo momento io comprerei con 1010 euro e 1010 euro, 1011 euro circa. Dico Sì, bene? beh, esatto, in questo caso essendo leggermente sopra la pari devo investire 10 euro, 15 euro in più per comprare il titolo, esatto, con Perfetto. una A questo punto la mia aspettativa, anche se sono entrato oggi che è il 7 di maggio, va bene? Il 14 di maggio mi compete comunque questa data di osservazione del certificato, ovvero. assolutamente. Prego. No, sì, assolutamente, nel senso che io ho tempo fino diciamo, al giorno prima della rilevazione, quindi ho tempo fino al 16 di maggio, per essere, o meglio, la data di osservazione è il 14 di maggio, perdonami, quindi io ho tempo, perché poi il 17 c'è l'accredito sul conto corrente, io ho tempo fino al 13 maggio per poter sottoscrivere il prodotto e quindi per essere
entrare nel diritto di poter acquisire la cedola dell'1,005% del coupon che viene staccato il giorno 14, di osservazione del 14, che è lunedì prossimo Ok, sostanzialmente. con la medesima condizione che il livello di trigger dei quattro titoli sia sempre sopra il 75%, no? È evidente che è una probabilità relativamente molto elevata, trattandosi appunto di solo pochissimi giorni, no? Sette, diciamo una settimana rispetto alla data di osservazione. E quindi Esatto. vedendo i titoli oggi, direi che la probabilità che sia sopra il livello di trigger al 75% è, definirei, molto elevata. In questo Sì. caso, quindi, mi compete una cedola dell'1%, dell'1,005%, diciamo Esatto. dell'1% adesso per arrotondare il valore. No, questo Esatto. significa che l'1% significa che prenderò 10 euro ogni 1000 che ne ho investito. È così, anzi, Corretto. ogni 1011 che ne ho investiti, è così? Perfetto. Esatto, corretto, esatto. Quindi 10 euro ogni 1011 che ne ho investiti e li prenderò il 17 maggio, mi verranno accreditati sul conto, ammesso che alla data di osservazione del 14 di maggio del 2018 i quattro titoli siano, no, diciamo, non perdano rispetto al livello di fixing iniziale più del 25%. È così? È corretto. Perfetto. A questo punto, per rispondere alle domande di alcuni ascoltatori che chiedono notizie diciamo sulla liquidabilità, no, del titolo, supponiamo che io il 18 di maggio, ma è ovviamente uno scenario assolutamente così ipotetico, soggettivo, voglia rientrare dei soldi, posso liquidare il certificato? Certificato? Sì, assolutamente. Il certificato è liquido ogni giorno, nel senso che ha la sua quotazione, ha la sua bid, ha la sua ask, quindi voglio dire, in qualsiasi momento posso comprarlo e posso venderlo a seconda di quelle che sono le mie esigenze. Ok, quindi il certificato è liquidabile in qualsiasi momento secondo il valore di mercato di quell'istante, va bene? Esatto, esattamente. Quindi è bene che precisiamo che questo valore potrebbe essere più alto o più basso di questo 1011 ipotetico con cui abbiamo, per mera ipotesi, acquistato questo certificato. È così, Stefano? Assolutamente. No, assolutamente. Guarda, se tu stai adesso giustamente sul grafico che evidenzia l'andamento del certificato, noi possiamo vedere che il certificato comunque verso la fine di marzo, quando c'era stato il mini crash, così possiamo dire, un po' dei mercati azionari, aveva chiaramente toccato, tra virgolette, il suo minimo, quindi aveva quasi toccato 900, sotto 950. Quindi è esatto qui lo evidenzi, quindi 946, quindi chiaramente ha un andamento che è legato sostanzialmente all'andamento dei quattro titoli sottostanti. Quindi più si apprezzano i quattro titoli, più di conseguenza il certificato aumenta di valore, più i quattro titoli si deprezzano o alcuni di questi quattro titoli, più chiaramente il certificato perde sul valore. È chiaro che non è un'azione, un certificato, quindi chiaramente fa la media ponderata dei quattro titoli e quindi chiaramente ha una salita e una discesa che è una media di questi andamenti. Quindi chiaramente anche se domani tutti e quattro i titoli facessero il più 15%, non è che il certificato sale del più 15%, perché comunque l'obiettivo del certificato non è quello di speculare sostanzialmente sul suo valore di quotazione, ma è quello di dire ok, è un bel certificato, ho quattro titoli solidi sotto. Il mio obiettivo, quello che ci ha spinto anche sostanzialmente a fare un refresh di questo strumento, è ad agosto c'è la prima rilevazione della possibilità di avere il rimborso del titolo. Quindi io posso investire su un certificato che comunque mi protegge da un eventuale livello di cedola al 25% e un eventuale livello di rimborso del capitale al 50%. E ho la buona probabilità che magari da qua ad agosto, quando ci sarà la prima rilevazione, io in 4 mesi mi sia portato a casa 4 cedole, quindi un guadagno del 4 e qualcosa per cento, senza sostanzialmente, con diciamo, avendo un livello di rischio
interessante, nel senso che comunque sto investendo su quattro azioni, ma con una buona barriera, un buon livello di protezione. Diciamo che è un po' questo lo scopo di questo certificato in questo momento. Certo, quindi l'aspettativa potrebbe essere quella di puntare al rimborso anticipato che verrà monitorato ogni mese dal 14 di agosto e Esatto. abbiamo visto anche che mano a mano che passa il tempo, quindi per esempio se dovessimo arrivare al 14 marzo 2019 il livello di trigger si abbassa, no? E quindi diventa sempre più probabile il rimborso anticipato del certificato, perché se abbiamo ben capito, l'ammontare del rimborso sarà sempre del 100%, come si vede qui dall'ammontare della colonna ammontare del rimborso, appunto, e con un livello di trigger che parte con il 100% dal 14 di agosto, dalla data di prima osservazione. Ma dal 14 marzo 2019 scende al 95 e, come hai illustrato tu, ogni anno scende del 5%, e quindi nel Esatto. 25 marzo 2020 al 90% e così via, fino ad arrivare all'80% nel 14 marzo del 2020, dal 14 marzo del 2022 fino alla scadenza naturale del certificato. Scadenza alla fine della quale, comunque, il certificato viene rimborsato con quale valore? Con, diciamo, subordinatamente sempre al concetto del rimborso anticipato o con quale valore? Supponiamo che, diciamo che arriviamo al 15 febbraio 2023, quindi Sì. un giorno dopo, che cosa prendo come valore del certificato a quella data? Io prendo esattamente, sostanzialmente, il valore che io ho investito perché il capitale viene rimborsato al 100%. Ok, perfetto. Quindi rimborso del capitale al 100%, livello di trigger decrescente, e se il 14 agosto io ho quattro titoli che stanno sopra il livello di trigger del 100%, ok, quindi sono tutti e quattro, dico bene, tutti e quattro sopra il livello con cui Lo strike iniziale, esatto, il fixing iniziale. iniziale. Se tutti e quattro i titoli sono sopra il livello di fix iniziale, il 14 agosto io prendo il 100% di rimborso del capitale e nel frattempo mi sarò preso la cedola con data pagamento 17 maggio, data pagamento 19 giugno, data pagamento 19 luglio e data pagamento 17 agosto. Dico bene? Perché coincide Perfetto. la data di osservazione della cedola con la data di osservazione del rimborso anticipato. Quindi anche l'ultima cedola prendo, giusto? Anche quella. Perfetto. Assolutamente sì, assolutamente. Anche quella del 14 di agosto, esattamente. Poi praticamente dal 14 agosto in poi tutti i mesi si abbinerà il controllo del certificato sia sul discorso della cedola sia sul discorso del rimborso anticipato. Quindi a ogni rilevazione mensile ci sarà questo doppio controllo. E quindi da quel momento in poi ogni mese ci sarà la data di osservazione sia per il rimborso anticipato sia per l'erogazione appunto della cedola. Esattamente. Dunque, per quello che riguarda la barriera, Sì. allora, per quello che riguarda la barriera, vediamo un attimo le domande sulla barriera. Ecco, vogliamo un attimo riepilogare come funziona la barriera, ecco. Allora, diciamo che qui ci sono due barriere, una che lavora per il discorso della cedola. E Sì. una che lavora per il discorso del rimborso del capitale. Allora, quella che lavora per avere sempre garantito la cedola è quella del 25%, cioè nessuno dei quattro titoli nel giorno di rilevazione, quindi la cosa importante è questa, che deve essere nel giorno di rilevazione, nel senso che se un titolo fa il meno 30 il 12 di... Adesso, la cedola che dovrà staccare adesso è quella di appunto di maggio. Diciamo, facciamo un'ipotesi assurda. L'11 di maggio uno dei quattro titoli è a meno 30, ma il 14, questo meno 30 viene recuperato, quindi torna a meno 24
la cedola viene pagata, cioè la cosa importante è esattamente il giorno di rilevazione, non che l'andamento del titolo, quindi il giorno nel quale viene fatta la rilevazione dei quattro titoli. Quindi questa è la cosa importante. Quindi il primo livello di monitoraggio è quello per avere lo stacco della cedola, quindi che nessuno dei quattro titoli nel giorno di stacco della cedola deve perdere più del 25% del suo valore. Ok? Quindi questo è il primo livello di controllo. Il secondo livello di controllo invece è quello per il rimborso del capitale. Ok? Cioè cosa vuol dire? Che per avere il rimborso del capitale al 100%, quindi senza perdere un euro del capitale che uno si è investito, nessuno dei quattro titoli al momento della rilevazione finale deve aver perso più del 50% del suo valore. Ok? Certo. Esatto, quindi se il certificato dura 5 anni, perché comunque nelle date di osservazione nessuna delle rilevazioni ha fatto scattare il livello di rimborso anticipato, alla scadenza, quindi nel 2023, per avere il 100% del proprio capitale, nessuno dei quattro titoli in quella data deve aver perso più del 50% del valore. Ok, perfetto. E quindi è la ragione per cui dobbiamo sottolinearlo perché alcuni ascoltatori ci hanno fatto rilevare appunto queste due differenze, no, fra il livello 75% e il livello 50% dello strike. L'una è Sì. legata Esatto. praticamente alla cedola e l'altra invece è riferita materialmente al rimborso, alla rimborsabilità, insomma, del certificato. Esattamente, esattamente. Una appunto è quella che ti permette di comunque continuare ad accedere al ricevimento del coupon mensile, mentre invece una è il tuo plafond di sicurezza per quando il titolo andrà a scadenza. Perfetto. A questo punto, se facciamo il worst case scenario, proprio il peggio che ci può avvenire. Il peggio che ci può avvenire, se ho ben capito, è che uno o più dei quattro titoli scenda più del 50% sotto il suo valore, sotto il valore Esatto. del livello di fixing iniziale. È così? È corretto, sì, esatto. Diciamo che lo scenario peggiore appunto è che tra 5 anni, quindi il titolo durante questi 5 anni il certificato non è stato rimborsato. Chiaramente non so l'andamento del titolo stesso, quindi non so durante il corso dei 5 anni quante cedole avrò incassato, perché quello dipende poi dalle rilevazioni che vengono fatte appunto mensilmente, però diciamo che a scadenza uno dei quattro titoli ha perso più del 50%. In quel caso al cliente chiaramente non viene rimborsato, al risparmiatore non viene rimborsato il 100% del capitale, ma viene rimborsato il controvalore dell'andamento peggiore dell'azione. Quindi in questo caso faccio un esempio: se un'azione avesse perso il 55%, il cliente riceve il suo capitale decurtato del 55%. Ok. Quindi il caso peggiore che ci può capitare è che uno o più dei titoli scenda più del 50%. In questo caso Esatto. il Alla scadenza, esattamente nel giorno di scadenza del certificato. nel giorno di scadenza del certificato. Se nel giorno di scadenza avviene questo, l'investitore perde una parte del capitale e la perde in proporzione appunto alla perdita del singolo titolo. In questi casi, il Esattamente. singolo titolo che abbia perso più del 50%. Esatto, praticamente viene fatta la rilevazione sul titolo peggiore Sì. e se il titolo peggiore ha fatto appunto come dicevo prima meno 55, il sottoscrittore avrà una decurtazione del suo importo del 55%. Poi chiaramente lì dovrà vedere nel corso della vita del prodotto quante cedole ha incassato per avere esattamente il quadro completo di come è andato totalmente il suo investimento. Però diciamo sostanzialmente questo è lo scenario peggiore che possa succedere. Perfetto, ed è anche lo scenario peggiore, un nostro ascoltatore molto attento osserva, dice sotto la barriera il certificato segue il sottostante peggiore, è vera questa informazione, questa affermazione? Ma diciamo che sostanzialmente non è esattamente così, perché come dicevo prima, comunque è sempre
un po' una media ponderata, però diciamo che se uno dei quattro titoli effettivamente rompe questa barriera del 50%, allora a quel punto il titolo sicuramente, cioè il valore del certificato, va sotto il valore del 50% di riscatto, perché sennò chiaramente uno potrebbe uscire con la quota di mercato, tra virgolette, cercare di risparmiare su un'eventuale perdita. È chiaro che invece il certificato segue l'andamento abbastanza del titolo peggiore, quindi se il titolo peggiore va sotto il 50% di valore, è difficile che il certificato poi abbia un valore superiore al 50%. Certo. Prima della scadenza, dico, Sì, chiaro, certo. Perfetto. In ogni caso, a scadenza poi avviene quello che hai detto tu, cioè nell'ipotesi in cui nel giorno di ultima rilevazione, di ultima osservazione, un titolo abbia perso più del 50%, l'investitore perde una parte del capitale in proporzione al titolo peggiore, appunto, dove è avvenuta questa perdita. Un Esatto. ascoltatore ci fa una domanda molto precisa. Sì. Supponiamo di proiettarci al 14 febbraio 2023, quindi alla scadenza del titolo, scadenza del certificato. Allora, supponiamo che non si siano mai verificate, dice lui, le condizioni determinate dal livello di trigger e quindi non sia mai avvenuto il rimborso anticipato del certificato. Facciamo un'ipotesi che è un'ipotesi realistica, dire che, non so, supponiamo che siamo stati sotto l'80%, diciamo al 77%, potrebbe essere una Sì. cosa del genere. Che cosa Sì. avviene il 15 febbraio 2023, o meglio il 17 febbraio 2023, cioè il lunedì successivo, che l'investitore viene rimborsato di tutto? Nel caso del 77% di livello di trigger, oppure del valore di mercato di borsa in quel momento del certificato. No, lui, il cliente viene rimborsato di tutto assolutamente, perché la barriera che il cliente deve sempre tenere sotto controllo è il meno 50%. Queste barriere che noi vediamo sono per un rimborso anticipato, ma il suo livello di protezione sui titoli è almeno 50%. Quindi lui deve partire dal presupposto che lui ha una protezione al 50% sempre, quindi vita naturale durante del titolo. In più ha una protezione al 25% sulla cedola. Quindi in questo caso, se il 14 di febbraio 2023 il titolo peggiore fosse a meno 23, quindi quotasse 77 certificato, lui prenderebbe il 14, prenderebbe ancora l'ultima cedola, quindi l'1%, e in più il 100% del capitale che ha investito. Perfetto, quindi è vera l'affermazione che sopra il 50% di trigger, se il certificato è arrivato ad esistere, a vivere il 14 febbraio del 2023, sopra il 50% di trigger il rimborso è al 100%. È così? Assolutamente sì, al 100%. Ok, perfetto. No, vabbè, su questo aspetto si sono concentrate alcune domande, no, No, giustamente? è corretto, certo, assolutamente. Ovviamente è lo scenario, voglio dire, proiettato, no? Nel caso in cui il certificato non abbia goduto delle condizioni di rimborso anticipato, non abbia potuto utilizzare le condizioni di rimborso anticipato. Perfetto. Esatto. Un nostro ascoltatore fa un'ipotesi di sua strategia, no? Dice per essere certo di salvarsi, beh, certo di salvarsi, diciamo, sui mercati è sempre la certezza, è un qualche cosa che purtroppo non esiste, no? Va bene, però per avere magari maggiore probabilità possiamo vendere prima della distanza della barriera per non perdere il capitale prima della scadenza. Questa ipotesi, data dal nostro ascoltatore. Quindi prima della distanza dalla barriera del 50%, immagino intenda il nostro ascoltatore. Diciamo vendo prima della distanza alla barriera, però vendo ovviamente a prezzo di mercato, è così? Certo, Vendo a questo. sì, ma lui intende, il risparmiatore intende sempre alla scadenza del 2023? No, dice nel corso della vita del certificato. Per avere la certezza di non perdere il capitale alla scadenza, posso vendere prima, se vedo che, l'andamento è tale che mi si avvicina verso
la barriera del 50%, però ovviamente in quel caso vendo a prezzo di mercato, vendo al prezzo di borsa del certificato. Sì, assolutamente, sì, esatto. Ok. Quindi, ripeto, come va detto giustamente un risparmiatore in un intervento precedente, è chiaro che il titolo più si avvicina alla scadenza, se c'è qualche titolo in profonda sofferenza, di conseguenza anche il certificato ne patisce di conseguenza. Però è chiaro che non esattamente come il peggiore dei titoli, perché poi dipende un po' da come è composto il paniere, però diciamo che più si avvicina alla scadenza, più chiaramente se c'è un titolo in sofferenza, anche di conseguenza il certificato tende a soffrirne come valore. Perfetto. E in effetti un nostro ascoltatore commenta, dice, mano a mano che si avvicina alla barriera, il certificato perde comunque valore, quindi il prezzo di borsa, il prezzo di negoziazione ovviamente tiene conto delle variazioni del sottostante e quindi tiene conto dell'eventuale avvicinamento alla barriera del certificato stesso. Sì, se c'è qualche titolo in sofferenza, stiamo parlando di questo caso, cioè nel Sì. caso per esempio di adesso, comunque se il titolo, se i quattro titoli rimangono comunque stabili all'interno di una quotazione, anche, ripeto, nonostante il crollo che c'era stato a marzo, dove io comunque i titoli chiaramente li seguivo e diciamo che del paniere dei quattro ce n'era Leonardo, comunque era sempre rimasto abbastanza sopra lo strike iniziale, mentre invece, per esempio, Intesa era andato vicino, è andato sui 3 euro, Ferrari era andato attorno a 95, anche Popolare dell'Emilia Romagna era andata attorno a 4,20, 4,30, se vado a memoria, quindi chiaramente tutti i titoli avevano avuto comunque una perdita attorno, diciamo, tra l'8 e il 10%. Leonardo era andato bene, quindi comunque il titolo aveva mantenuto una media, aveva perso il 5,5%, quindi chiaramente comunque aveva risposto abbastanza bene nonostante l'andamento negativo dei titoli, perché comunque erano abbastanza aggiati tra di loro sull'andamento. Quindi diciamo che se non ci sono grossi scenari apocalittici, comunque il titolo si comporta sempre abbastanza bene. Certo, diciamo che dal punto di minimo, grosso modo, la perdita di valore nel punto di minimo è stato più o meno poco sopra il 5%, Sì, e esatto. 5% che poi è stato recuperato e adesso mi pare che è proprio sul massimo, dico bene il certificato. Sì, siamo vicini forse abbiamo superato di poco anche i massimi che aveva fatto all'inizio, sì. Abbiamo superato il Diciamo massimo. che lui, sicuramente quest'ultimo sprint degli ultimi 2 giorni è stato determinato dall'ottimo andamento che sta avendo Ferrari, che sicuramente ha dato uno sprint importante negli ultimi 2 giorni. Certo, ma noi ci auguriamo che Ferrari con il grande Marchionne Esatto. continui a performare in questo modo, perché oltre che darci soddisfazioni come investitori, ci dà anche soddisfazione come sportivi, perché la Esatto, che investa anche la domenica ogni tanto su qualche vittoria. Esatto, la Ferrari sta pian piano ad affacciarsi sul podio, no? E quindi Esatto. quantomeno ci prova sempre di più, e quindi insomma a me sembra che sia una ragione di soddisfazione nazionale, ecco, che Assolutamente, Ferrari stia performando in questo modo. Dunque, dunque, tassazione. La tassazione è sempre il 26%, ovviamente sui valori di plusvalenza, quindi la tassazione solita, tipica dei prodotti finanziari, correggimi se sì, sbaglio. allora, corretto. Diciamo che da questo punto di vista c'è anche da dire una cosa, che comunque gli certificati possono anche essere utilizzati se uno ha un dossier titoli con delle minusvalenze, volendo anche per compensare delle minusvalenze ottenute nei 4 anni precedenti. E certo, questo è bene dirlo perché in ogni caso è imputabile come reddito diverso e quindi permette Esatto. la compensazione delle eventuali minusvalenze. Perfetto, questo è un Esatto. particolare importante perché se avete minusvalenze, tra gli ascoltatori ci sono minusvalenze in portafoglio, è uno strumento che permette la loro compensazione, il loro recupero. Che significa comunque un rendimento netto più elevato di quello stesso del
del certificato, di quello stesso di cui abbiamo parlato. Il, Corretto. Che anche questa è una cosina che io non tralascerei, comunque potrebbe essere interessante anche questo argomento. assolutamente, assolutamente. Ecco, un ascoltatore ci chiede, ma sui dividendi non si recuperano le minusvalenze, ma questo non è un dividendo, giusto? È un reddito diverso. Esatto, Questo non è esatto. un dividendo perché questo è un certificato, quindi non stiamo parlando di dividendi sul certificato. Esatto, esatto. Ecco, alcuni ascoltatori poi continuano ad insistere perché vogliono avere da te la certezza, si può comprare e vendere quando si vuole, cioè si può, il mercato è sempre aperto, sì, giusto? Sì, no, assolutamente, assolutamente, il mercato è sempre aperto, quindi giornalmente c'è un bid, c'è un ask, e quindi chiaramente il certificato può essere comprato e venduto in qualsiasi momento, ogni giorno c'è la liquidità e quindi chiaramente si può tranquillamente negoziare giornalmente. Senti, ci sono due o tre domande un po' più complesse per quello che riguarda i portafogli, no? Molti nostri ascoltatori hanno composizioni di portafoglio più o meno complesse. E daresti qualche indicazione, ovviamente tenuto conto che le propensioni al rischio possono essere le più diverse, le aspettative di rendimento pure, però. Che cosa destineresti da un punto di vista proprio logico-funzionale nel portafoglio alla componente certificati? Facendo magari qualche caso un caso di portafoglio più aggressivo e uno più prudente, più moderato. Sì, ma diciamo che sostanzialmente per quanto riguarda anche noi come comunque società di asset manager, diciamo che noi ultimamente, poi giustamente va fatto un po' sempre il singolo caso della propensione al rischio del cliente, però diciamo che noi come base, come zoccolo duro del nostro portafoglio, un 10-15% del portafoglio in certificati sicuramente in questo momento ce l'abbiamo su tutti i clienti, quindi questo è uno zoccolo duro anche perché riteniamo di comunque di scegliere sempre dei certificati interessanti, quindi chiaramente abbiano un buon diciamo, rapporto tra rischio e rendimento. Poi diciamo che se un cliente vuole anche essere un po' più aggressivo, secondo me si può arrivare anche attorno a un 30% del portafoglio su certificati, però io rimango sempre in ottica di una buona diversificazione, cioè non lo farei comunque concentrato in un unico strumento, ma magari su due o tre strumenti che possono andare, magari in questo caso come noi, a andare sul settore italiano, piuttosto che ce ne può essere uno che investa sui, non so, sul Nasdaq, se ci può essere un mercato di, o su aziende straniere, o su più settoriali, insomma, comunque, diciamo, come i certificati permettono anche di avere un'ottima diversificazione sia a livello di settori e sia a livello anche geografico. Quindi sicuramente, se strutturati bene, i certificati sono dei buoni strumenti di diversificazione in questa fase, con i tassi che sappiamo sono a livello zero o sotto zero in alcune nazioni come la nostra Svizzera, dove siamo a rendimenti a meno 0,70, voglio dire. Sì, certo. Ok, quindi investire la quota da investire su un portafoglio moderato, prudente, può essere dal 10 al 15% in certificati. E Sì. secondo voglio dire le vostre valutazioni come casa di investimento. Arrivare fino a un 30% quando si desidera un portafoglio più aggressivo o molto più aggressivo. Diciamo un 30% a mio avviso già siamo su un livello piuttosto aggressivo di Sì, portafoglio. assolutamente, esatto. L'importante è che, ripeto, anche in questo 30% ci sia sempre l'idea di fare, secondo me, una diversificazione tra vari certificati, quindi che possono coprire vari settori, varie aree geografiche, e poi io tendenzialmente lo farei sempre su certificati che hanno come sottostante una diversificazione almeno su 3-4 azioni, perché permettono di avere una maggiore compressione del rischio, perché ci sono molti certificati che vanno a investire magari sul singolo titolo. In quel caso, chiaramente io mi leggo esclusivamente l'andamento di quel titolo e quindi chiaramente il certificato diventa molto più volatile e molto più rischioso nel bene e nel male, nel senso che poi probabilmente magari si può guadagnare anche di più, ma si può perdere molto di più.
un portafoglio come questo, ma adesso perché stiamo parlando di questo, ma comunque diversificato su 3-4 azioni scelte con criterio, secondo me fa sì che il certificato abbia una buona struttura. Se poi riusciamo comunque anche a mettere delle buone protezioni con dei livelli che vanno appunto, come in questo caso, al 50% di protezione, secondo me è un buon compromesso tra rischio e rendimento, anzi Okay. un ottimo compromesso. Ok, perfetto. Dunque, ci sono un paio di domande che riguardano il calcolo del valore del trigger. Sì. Sembra banale in sé, però forse è bene precisarlo. Diciamo che quando parliamo di livello trigger 75% piuttosto che i livelli trigger 100 o 95% o 50%, quelli che quindi abbiamo definito come i livelli da tenere sotto osservazione, ci riferiamo sempre al calcolo del valore percentuale rispetto al livello di fixing iniziale. È così? Perfetto. Esatto, corretto, esatto. Quindi quando parliamo del 75% del livello di trigger, quello che dovremo monitorare il 14 di maggio, alla data di osservazione del 14 di maggio, significa il 75% del livello di fixing iniziale di ciascuno dei quattro titoli. Se i quattro titoli saranno sopra questo 75%, allora staccheranno la cedola, il certificato staccherà la cedola del 1%, dell'1,0005% a favore dell'investitore. Esatto, corretto. C'è un ascoltatore che ci manifesta il suo apprezzamento. Dicendo che ritiene che oggi pochi strumenti di investimento sono migliori dei certificati, perché possiamo anche comprenderlo perché in una logica di mercato con i tassi appiattiti, una buona diversificazione in certificati è probabilmente la miglior arma per combattere questo particolare periodo di mercato. Sei d'accordo, Stefano? No, sono d'accordissimo, infatti io prima avevo fatto un po' diciamo, un paradosso, ma dicendo che questo strumento che comunque dà il 12%, potrebbe dare il 12% all'anno, comunque se noi teniamo conto di quanto è il rendimento adesso di un BTP a 10 anni, sappiamo benissimo che rende sotto l'1,5 lordo. Quindi diciamo l'1% netto, quindi alla fine per avere questo rendimento su un BTP adesso io devo aspettare 12 anni, invece qui in un anno riesco ad averlo. È chiaro che chiaramente diciamo che è in questo momento una situazione particolare perché il mercato comunque è ancora diciamo, pieno di liquidità che comunque le banche centrali stanno continuando a pompare, è chiaramente un discorso che probabilmente da fine dell'anno magari muterà un po' lo scenario, ma sicuramente per ritornare a livelli accettabili sui titoli di Stato dovremmo aspettare ancora minimo 2 o 3 anni, ma minimo, voglio dire. Quindi diciamo che adesso in America, dove dopo 2 anni di un po' di rialzo dei tassi, stiamo cominciando a vedere qualche titolo con rendimento accettabile e rischio accettabile. Quindi diciamo che sicuramente in questa fase l'unico strumento per andare a prendere qualche rendimento interessante, col discorso cedolare, quindi di interessi, sicuramente sono i certificate. Ok, sempre dallo stesso ascoltatore, ci proviene un suo giudizio personale sul certificato. Lo definisce come un ottimo certificato. Ripeto, è il giudizio personale di un ascoltatore. Dunque, arrivano altre domande. Dunque, sì, dovremo un attimino ripercorrere il meccanismo del rimborso anticipato. Prima di questo, però, Sì. dunque, sto cercando di capire una domanda che mi chiede: il valore indicato come barriera nel caso di Ferrari, proviamo a vederlo, è 51,13. Eccolo qua. Esatto, che è 50%. Pare al 50% del valore di fixing, 102,25. Quindi questo qui è il livello barriera appunto del 50%, cioè quello che condiziona il rimborso del capitale per intero alla scadenza. È così? Perfetto. Esatto, è corretto, sì, esatto. Quindi questo valore ha un significato per l'investitore
al momento della scadenza, quindi il 14 febbraio del 2023, se non erro, Sì, esatto, corretto. il 14 febbraio del 2023, questo livello barriera, cioè quello del 50%, è quello che condiziona il rimborso del capitale per intero. Se questi quattro titoli saranno sopra questo livello barriera, a quella data, in ogni caso, il rimborso del capitale avverrà al 100%. Corretto. Esatto. Perfetto. Se dovesse esserci che uno di questi titoli è sotto questo livello della barriera, il certificato rimborserà il capitale in proporzione al titolo peggiore, quindi in proporzione a quanto è il livello della barriera, il livello infranto della barriera, il livello di prezzo dell'azione che è stato il peggiore sotto il livello della barriera. È così? È così, esatto, esattamente così. Ok. Un nostro ascoltatore ha capito che le cedole non hanno memoria, ma le cedole hanno memoria, giusto? Sì, le cedole hanno memoria, Hanno assolutamente. memoria. Nel senso che se per caso un mese dei quattro titoli ha perso più del 25%, ma il mese dopo questo titolo recupera, quindi tutti e quattro i titoli sono sopra il 25%, quel mese si recupereranno tutte le cedole che sono state perse precedentemente, quindi assolutamente il certificato ha l'effetto memoria. Ok, perfetto. Invio un link per far vedere dove siamo collegati in questo momento, se qualche ascoltatore volesse collegarsi con la stessa maschera. Quindi ribadiamo che l'effetto memoria c'è per gli ascoltatori che l'hanno richiesto. Un ultimo ripercorso, Stefano, sul rimborso anticipato, Sì. che alcuni ascoltatori ci chiedono di ripeterlo perché, essendo ovviamente uno degli argomenti che fanno parte della strategia di investimento sul certificato, ci è doveroso ripeterlo. Certo. Ci provi tu, Stefano, sì, anzi, Sì, vai a. assolutamente, assolutamente. Allora, praticamente il certificato avrà la prima data di rimborso anticipato il 14 agosto 2018, ovvero se già il 14 agosto 2018, quindi praticamente tra, diciamo, quasi 4 mesi, tutti e quattro i titoli saranno sopra il livello dello strike iniziale che abbiamo visto prima, il titolo verrà rimborsato al 100% del capitale investito da parte del cliente, del sottoscrittore. Dal 14 d'agosto, quindi tutti i mesi, nella stessa data di rilevazione dello stacco della cedola, ci sarà sempre parallelamente il controllo della possibilità di avere il rimborso del 100% del capitale, quindi il 14 settembre, il 15 ottobre, eccetera, eccetera, fino alla prima data dove cambia il rimborso, che è il 14 febbraio del 2019. Perché? Perché dal mese successivo, quindi dal 14 marzo 2019, la condizione cambierà a vantaggio di chi ha sottoscritto il certificato. Perché? Perché tutti e quattro i titoli non dovranno più essere sopra il 100%, quindi sopra il valore di strike, ma potranno aver perso anche fino al 5% del valore. Quindi se tutti e quattro i titoli, nessuno dei quattro titoli avrà perso più del 5%, anche in quel caso il titolo verrà rimborsato, però ha sempre al 100% di valore di ingresso, quindi di quanto uno ha deciso di investire sul certificato. E questa condizione rimarrà per tutto un altro anno, quindi dal 14 marzo 2019 fino al 14 febbraio 2020. Al 16 marzo 2020 cambia ancora la condizione, sempre a vantaggio di chi sottoscrive il certificato. Quindi il livello di rilevazione non sarà più neanche qui il 95%, ma sarà il 90%. Cioè, cosa vuol dire? Che se nessuno dei quattro titoli avrà perso più del 10%, a chi ha sottoscritto il certificato verrà rimborsato sempre il 100% di quanto ha investito. Ok? Quindi si abbassa ancora di più la rilevazione, quindi la possibilità di avere il rimborso anticipato del certificato stesso. Questa condizione durerà ancora per un anno, fino al 16 di... Scendi un attimo, scusa Maurizio. Fino esattamente al
febbraio del 2021, dal 15 marzo 2021 ancora una maggiore agevolazione per chi sottoscrive il certificato, cioè vorrà dire che la barriera verrà posta all'85%, cioè vuol dire che c'è la possibilità che ci sia il rimborso del certificato anche se nessuno dei quattro titoli ha perso più del 15% e verrà sempre rimborsato il 100% del capitale investito. Questa condizione durerà ancora un anno fino al 14 febbraio 2022. Dal 14 marzo 2022 cambia ancora, sempre a favore di chi sottoscrive il certificato, quindi la barriera verrà messa all'80%, il che vuol dire che se tutti e quattro i titoli non perderanno più del 20% del loro valore nei giorni di rilevazione, quindi giorni mensili di rilevazione, il titolo verrà sempre rimborsato al sottoscrittore a 100% del valore di sottoscrizione. E questo fino alla scadenza naturale del certificato, che è il 14 febbraio del 2023. Perfetto. Un'ultima domanda. Mentre alcuni ascoltatori, ecco, fra cui anche l'ascoltatore che ha prima commentato positivamente, secondo la sua opinione, questo certificato, che ha definito ottimo, se non erro, dice tutto sommato un certificato che rende il 12% all'anno. Vorrei che arrivasse a scadenza, nel senso che chi me lo fa fare? Vabbè, sì, diciamo che quella sarebbe la condizione fantastica, che rimane, diciamo, attorno a quelle bande lì di oscillazione, e anche poi alla fine sicuramente ci dà questo rendimento. Però diciamo che in questo momento c'è questa opportunità, ma se magari ad agosto il titolo verrà rimborsato, poi magari penseremo a farne un'altra sempre con un buon rendimento, insomma. Ok. Vedremo il mercato dove sarà in quel momento e valuteremo un po' cosa si può fare di positivo sempre in quel momento lì. Dunque è necessario ed opportuno un'ulteriore puntualizzazione invece nei casi peggiori, perché arrivano ancora domande sull'argomento. Una domanda è questa, te la rendo con precisione. Nel certificato non c'è livello minimo di rimborso. Quindi diciamo, rientriamo nei certificati cosiddetti condizionatamente protetti in termini di capitale, è corretto definirli così? Condizionatamente protetti nel senso che il certificato non ha un livello minimo certo garantito di rimborso. Quindi se per paradosso estremo, facciamo il paradosso estremo, il caso limite, uno dei quattro titoli crolla del 90% alla data del 14 febbraio 2023, ok? Quindi caso estremo, significa che l'investitore riceve solo il valore residuo del capitale del 10% se lui è crollato del 90%. È così? Corretto, sì, Ok. esattamente così. Quindi sotto il 50% di barriera, va bene, il rimborso del certificato è pari alla perdita del titolo peggiore, in definitiva. Quindi la perdita che consegue l'investitore è pari alla perdita del titolo peggiore. È corretta questa affermazione? Sì, è corretto. Quindi un altro ascoltatore invece chiede, se si rialzano molto, rimborsano, e va bene. Se un titolo perde più del 25 fino al 2023 non si prende nulla. Cioè, supponiamo che venga superato il trigger del 75% al ribasso, ok? Al ribasso. Non, diciamo che la cedola viene sospesa, è così? Esatto. Premesso che se andasse sopra il 75%, le cedole hanno effetto memoria, giusto? Quindi vengono recuperate anche le cedole precedenti. Esatto, tutte Perfetto. quelle non pagate, esatto. Perfetto. Sono arrivati per me gli ospiti di un altro webinar e credo che siamo proprio in perfetta coincidenza con l'orario di fine Fantastico. del nostro webinar, abbiamo esaurito tutte quante le domande e questo è un punto di orgoglio sia per me
come conduttore, sia per te come relatore, che direi che abbiamo soddisfatto tutte le esigenze dei nostri ascoltatori, che è poi la ragione ultima, vera, per cui Traders Magazine Italia mette in onda questi webinar, queste iniziative editoriali. Ci provengono dei complimenti, di apprezzamento e di interesse per il webinar, per il prodotto, e Che fanno sempre piacere. certo, lo trasmetto con molta contentezza, con molta felicità, perché hai, come sempre, ci hai aiutato a soddisfare le esigenze del nostro pubblico. Bene, direi che diamo l'appuntamento per i prossimi webinar di Traders Magazine Italia. Mi permetto anche di ricordare che mercoledì pomeriggio alle 18 ci sarà il webinar sulla dinamica mentale, dove io mi trasformerò per una volta da conduttore di webinar, da editore in relatore. Il conduttore sarà il nostro Luciano Locasto, che mi intervisterà sull'argomento della dinamica mentale. Il prossimo webinar di Traders, quindi, è a mercoledì alle ore 18. Vi ricordo che domani ci sarà il webinar di Investors, sempre alle ore 18, sulla piattaforma Investors Webinar. Bene, grazie a tutto il pubblico, grazie a Stefano Cezza e ad UpToWeb Grazie a te, Maurizio, grazie a te. per la collaborazione. Grazie a tutto il pubblico, continuano ad arrivare complimenti, grazie molte per la vostra partecipazione, è la vera ragione per cui siamo qui per voi. Grazie, grazie molte. Arrivederci a tutti. Buonasera. Arrivederci, buonasera.